La domanda sostanziale Mi manca la chiave. è: ma l'amore è più eccitante negli anime o è più eccitante nella vita reale? Ma non vuol dire niente! Per scoprirlo, guardatevi questa lista di 5 cose in cui vi farò la differenza tra cosa succede realmente nella società giapponese a confronto di quello che magari vedrete negli anime. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Innanzitutto lasciate un mi piace e così in onore di questo futon che finalmente se ne va perché mi portano il letto. Sto per uscire con Akidires, quindi non vedo l'ora di uscire e siccome lei è una youtuber anime manga, una mia grande amica, ho deciso di trattare questo argomento prima di uscire, che in realtà me l'avete chiesto anche voi, perché sapete, negli anime spesso si vedono delle scene super amorose e carine e la gente pensa che in Giappone comunque si possano rivivere queste immagini, perché sapete, ci sono molte cose che succedono negli anime che poi succedono realmente anche nella vita reale. Tuttavia, queste 5 cose in particolari non avvengono proprio nello stesso modo, quindi ho deciso di analizzare queste scene, vita reale e situazioni anime. La prima cosa sono i tetti delle scuole giapponesi. Sapete che spesso magari negli anime si vedono gli studenti che salgono sul tetto e magari parlano, mangiano il loro pranzo, il loro bento, degli onigiri o magari addirittura ci sono delle scene un po' romantiche, confessano il loro amore, perché comunque a dirvela tutta è una scena particolarmente romantica perché siete comunque in cima a questa scuola con lo sfondo, questo cielo azzurro, le nuvole, cioè il momento perfetto per magari una confessione amorosa. Tuttavia, c'è da dire che nella vita reale non succede esattamente così, anzi, proprio no, perché alla maggior parte degli studenti, per motivi di sicurezza, è assolutamente vietato recarsi sul tetto. Quindi potete proprio dire sayonara alla vostra confessione d'amore sui tetti delle scuole, ecco. Seconda cosa che succede negli anime, ma non succede esattamente così nella vita reale, sono le lettere d'amore. Soprattutto negli shoujo c'è sempre questa lettera d'amore che le ragazze ragazzi scrivono per la loro dolce metà e la gente si immagina che succede tuttora così in Giappone. Tuttavia, nella vita reale c'è da dire che queste lettere non vengono più particolarmente utilizzate perché sono considerate troppo sdolcinate, quindi la gente preferisce magari mandare degli SMS piuttosto che magari addirittura dei DM su Instagram per confessare il loro amore. Forse la modernità ha un pochino ucciso il romanticismo, anche se sono molto sicuro che ci sono molti di voi che vorrebbero ancora ricevere una buona vecchia lettera d'amore, me incluso. La terza cosa, che è diversa dagli anime rispetto alla vita reale, è quando i giapponesi urlano le loro confessioni d'amore, perché questo è proprio un classico, si vede sempre negli anime, dove c'è magari il ragazzino un po' timido che finalmente va davanti alla sua gnocca di bambù che vuole conquistare e in un istante di coraggio le grida "Ti amo!". Questo atteggiamento magari negli anime è anche visto come una cosa carina o che dolce, eccetera, eccetera. Però c'è da dire che nella vita reale, nella società giapponese, un atteggiamento così, diciamo che è visto in malo modo. Vedere qualcuno che urla i sentimenti così davanti a tutti è davvero una cosa rara che non succede. A volte però potrebbero esibirsi in un kokuhaku, che sarebbe proprio una vera e propria confessione d'amore, ma anche lì senza urlare. Anche se vi dirò un piccolo aneddoto, a me una situazione del genere era successa e cioè ho ricevuto una confessione d'amore così live, però devo dire che mi ha creato un po' di imbarazzo a dir poco. Non è andata a buon fine quella confessione, diciamo. La quarta cosa è il, come lo dico senza che YouTube, l'atto in sé per sé. Sapete, negli anime ci sono comunque molti adolescenti che o non hanno nessuna idea di che cosa sia fare. E mentre ce ne sono altri che invece sono dei pervertiti e vogliono farlo per forza e rubano le mutandine delle studentesse oppure gli esce il sangue dal naso. Ecco, per quanto riguarda il fatto che non ne sappiano molto, devo dire che è vero che in media comunque i giapponesi, almeno ci sono dei dati che dicono che i giapponesi
hanno il primo rapporto tra i 18 e i 20 anni. Tuttavia, non è che quando lo fanno per la prima volta non hanno nessuna idea di che cosa sia o che cosa voglia dire comunque tutta la sfera sessuosa, perché basta entrare in un combini e ci sono in bella vista delle riviste un po' osé che anche i bambini possono vedere, senza contare che comunque se hai uno smartphone ci metti un secondo per andare a cercare queste cose, e dubito che tutti i ragazzini non abbiano mai cercato queste cose, anche le ragazzine secondo me. Per quanto riguarda il sangue dal naso, non credo che sia una cosa che succeda, io non l'ho mai vista succedere, non so se succede a qualcuno, comunque fatemelo sapere. Vorrei fare qua una piccola nota però sui bambini un po' precoci, quelli che hanno degli istinti più animaleschi già magari da 14-15 anni. Questi ragazzini precoci devo dire che hanno la fortuna, tra virgolette, di poter andare, anche se illegalmente, non fatelo, nei love hotel, perché comunque nei love hotel tu paghi un tot, è proprio come andare a mangiare un ramen, tu praticamente metti dentro i soldi, ti danno la stanza, ti guardano le mani e non vedono nemmeno chi entra. Nella maggior parte dei casi, anche se sei un minorenne, puoi tranquillamente entrare in questi locali e trombare. Quinta cosa, quinta differenza che ho notato della società giapponese e negli anime è come esprimono i propri sentimenti i giapponesi negli anime rispetto a come li esprimono nella vita reale, perché dovete sapere che quando vedete magari dei personaggi degli anime ci sono magari quelli più timidi o magari che sono ansiosi, che magari non lo so, si arrabbiano subito. Sapete, negli anime è sempre facile capire che cosa prova un determinato personaggio, specialmente anche facile capire se un personaggio è innamorato di un altro. Tuttavia c'è da dire, nella società giapponese non è una cosa molto saggia, diciamo, e nemmeno tanto apprezzata, mostrare proprio apertamente i propri sentimenti ed anche esprimere ad alta voce in modo troppo, diciamo, aggressivo le proprie opinioni, poiché ciò potrebbe ferire o comunque turbare qualcun altro che magari non è della vostra stessa idea. Vi ricordate che vi avevo proprio fatto un video, ve lo lascio qui, su come leggere l'aria in Giappone e su come è importante capire le circostanze per potersi muovere in un determinato modo per non sembrare dei maleducati in Giappone, e a volte veramente si creano delle situazioni particolarmente scomode per il discorso comunque delle donne tatemae, praticamente i loro veri sentimenti e quello che mostrano. L'unica eccezione forse è per quanto riguarda i complimenti, che quelli li fanno sempre, ma li fanno sia se gli piace una cosa sia se non gli piace molto spesso, quindi anche lì diciamo che avrei qualcosetta da dire. Se volete un video sull'onne tatemae fatemelo sapere, ma in realtà lo avevo già fatto e se vi ricordate vi lascio anche quel video qui, chi volesse andarselo a vedere se lo può vedere. Devo dire che in questa settimana comunque ho avuto un sacco di traslochi, io sapete che cerco sempre di rispondervi a tutti, se non sono riuscito a rispondervi a tutti specie sul video sul coronavirus scusate, ma sono arrivati 700 messaggi, ho cercato di, comunque li ho letti tutti, non sono riuscito a rispondere a tutti, perdonatemi se non vi è arrivata la mia risposta, anche perché comunque non mi andava di rispondervi comunque con una risposta secca, perché spesso molti mi avete fatto delle domande, mi avete aperto delle discussioni, alcune mi hanno anche solo insultato, però ce ne sono stati altri che mi sarebbe piaciuto comunque ribattervi e spiegarvi meglio la mia situazione da come la percepisco io, però non mi è stato possibile perché insomma era troppo complicato rispondere in un commento, avrei dovuto dedicare un video a ciascuno di voi, ma io sono sicuro che voi che seguite questo canale da molto tempo mi conoscete un po' e sapete come la penso, quindi penso che vi abbia bastato il video per capire che cosa volessi dire. In ogni caso noi ci vediamo al prossimo video e grazie ancora per averlo visto. Oggi facciamo un video, sto anche rispondendo ai commenti, sono tantissimi però mi fanno tanto piacere. Siamo con Shohei, ciao. Hi. Non so se l'avete visto, lui ogni tanto mi taglia i capelli e c'ha un canale dove fa il parrucchiere, comunque un po' di tutto, e parla anche italiano. Puoi parlare italiano? No. Ti prego di chiedere? No, va bene. Ci abbiamo pane all'aglio e il caffè, così è più buono. Bene, buon appetito. Non so cosa dire. Tomodachi? No. Saluta, guardate chi c'è. Ciao, la. Quant'è l'ultima volta che abbiamo fatto un video? Ah no,
tantissimo. Bentornato. Arigato. Cos'è questo qua? Saba? È Saba? Sì, penso di sì. Con delle verdure giapponesi. Il tuo invece è teriyaki? Sì, il pollo teriyaki, sì. Raccontaci. No, piuttosto parliamo delle porte e dei portoni di Yuriko. No. Mi manca la chiave. Dimmi un verbo che inizia con chiave. A few minutes later. Brava. Sei brava. Preparata la vedo, preparata. Ma non vuol dire niente. Non vuol dire. Adesso seguiamo la mia amica cretina che vuole prendere quella cosa orribile. Tanto non la vince. Dai, fallo veloce che abbiamo pochi minuti di girato. Guardate, guardate che brava, guardate. E la vittoria è assicurata. Non ce la farà. Oddio. Non ce la farà. Ti sta intrippando il gioco? Oh, oh, oh. Cadi, cadi, cadi. Sì. No. Sì. Ciao ragazzi e benvenuti su questo video. Questo è, sono gli ultimi minuti di video. Sai quando dobbiamo arrivare a 10 minuti per la monetizzazione. E in questo video vi annunciamo che abbiamo fatto un video sul nuovo canale di Federica. Ciao. Dove parleremo di visti. Sì, io ho la maschera perché io ho un gatto. Ho un gatto, Yuriko ha un gatto. Però nel suo video per quasi tutto il video non ce l'avevo. Poi quando mi vedete iniziare a lacrimare ho iniziato a mettere la maschera. Bene. E tanto mi è passato tutto.